Questo video è offerto da Mr. Punk, diciamo un po' che tutti iniziamo a dire che la dea bendata forse ha girato un po' le spalle alla US Open, perché col Messina attraversa oggi quel palo di Carmine che grida ancora vendetta. Sì, però onestamente penso che il pari sia il risultato giusto. Come ho detto prima ai vostri colleghi, secondo me è stata una partita molto bella, spettacolare, tra due squadre che hanno fino all'ultimo cercato di vincere, e questa è una cosa molto importante, questa è una cosa che dimostra che i miei ragazzi hanno acquisito la mentalità giusta, soprattutto in casa, davanti ai propri tifosi, cercano fino all'ultimo di vincere la partita, e di questa cosa sono molto, molto contento. Vabbè. No. Cosa è cambiato sotto il profilo psicologico? Perché il primo tempo le due squadre erano abbastanza statiche, erano comunque entrambe bisognose soprattutto a centrocampo di contenere, mentre nel secondo tempo appunto c'è stato spettacolo, azioni da un lato e dall'altro. Ma innanzitutto c'è da dire che penso che il Lecce sia, anzi senza il penso, sono sicuro che è la squadra più forte contro cui abbiamo giocato in queste prime 9 partite, e quindi questo aumenta secondo me il merito dei miei ragazzi, perché insomma anche oggi secondo me hanno fatto una grandissima prestazione. È normale che più va avanti la partita, più subentra la stanchezza, più si allungano i reparti, e allora si crea sicuramente più gioco, cioè più facilità nel costruire il gioco. Per mettere a punto questa lunghezza, diciamo, questa lunga della squadra di Vestabile, ha fatto entrare Caserta a posto di Lipa, e abbiamo visto che con i tre davanti, tre punte mobili, si è avuto l'occasione di Carmine. Questo è stato il motivo della sostituzione? Sì, no, il motivo è che quando giochiamo con i due attaccanti si sacrificano molto in fase di non possesso, e quindi ci sta che uno dei due magari può essere un po' stanco, e allora a quel punto rischiamo di soffrire in mezzo al campo, e allora ho pensato di mettere Fabio, e ha subito, diciamo, pareggiato le cose in mezzo al campo. Mercoledì c'è la Coppa Italia, c'è da attendersi un turnover di massa? Ma adesso valutiamo domani, l'idea sicuramente è questa, perché insomma è giusto dare spazio a tutti i ragazzi componenti della rosa, perché tutti si stanno allenando veramente alla grande, sempre però mettendo in campo una squadra che possa fare molto bene, perché insomma giochiamo sempre in casa nostra, davanti alla nostra gente, e vogliamo assolutamente continuare a fare bene. Okay, riavvolgendo il nastro di questa doppietta interna, il primato resta a più 3, ma magari si potranno ottenere quei 4 punti in più che tra pali e traverse appunto gli sono lasciati per strada. No, ma io come ho sempre detto non guardo la classifica, e lo ribadisco per l'ennesima volta, non è un modo di dire il mio, questo è un campionato veramente molto difficile, molto equilibrato, e lo conferma ogni domenica, ogni venerdì, ogni sabato, insomma quando si gioca, perché ci sono dei risultati molto non prevedibili alla vigilia, quindi questo vuol dire che questo è un campionato che se ti rilassi un attimo e non affronti tutte le partite con la dovuta concentrazione, con la dovuta umiltà, con il dovuto spirito di sacrificio, rischi di perdere da tutti, quindi noi dobbiamo solamente continuare a fare quello che abbiamo fatto, senza guardare la classifica, ma pensando a lavorare giorno per giorno.